signori e mie signore, ritengo sia mio dover fare al nostro ospite onore, orator non so dever, esprimerò pur brevemente quanto tutti abbiamo nella mente. Il baron s'è superato, ripete viva lui, faccio piace a voi, va doppio giubilo al mio cor, ne godo qual padron di casa, ed anche come ambasciator. Per divertirvi solamente, qui non vi intesi d'invitar, ma il giorno del nostro sovrano io volli insieme festeggiar, rappresentante per procura, e ciò mi rende molto onore, come gli fa degna figura, onde vedrò in Parigi. Carissimi signori, la mia adorata consorte ed io invieremo un dispaccio al nostro eccellentissimo sovrano per informarlo che tutta Parigi è intervenuta al ricevimento in suo onore. Un brindisi per il nostro sovrano! Viva! Salut! Ed ora, se volete accomodarvi nei saloni, cominciano le danze! Fate felice. Non ora, quando saremo soli. Che cosa avete scritto sul mio ventaglio? Quello che non posso dirvi pubblicamente, Valenciennes. Amo solo voi. Attenzione, c'è mio marito. Mia cara Valenciennes, perdona se ti ricordo i tuoi doveri di ambasciatrice. Vorrei solo pregarti di andare a controllare se la signora Glavary è arrivata. Molto volentieri. signor De Rosignon? Che belli, ah! Sono fortunato ad avere una sposa come lei. Dite, Eminenza, quando un viaggio di Sua Santità nel Pontevedro? Ma come sta il nostro piccolo paese, Eccellenza? Avete poi risanato le finanze? Ho già un piano strategico, ho invitato la vedova del vecchio banchiere. La famosa ricca vedova? Del banchiere più facoltoso del nostro regno. Ma è vero che verrà? Il barone non perde mai di vista i 20 miliardi della bella vedova. 20 miliardi? Sì, signori, la vedova possiede più di 20 miliardi nelle banche del Pontevedro. Noi saranno sicuri là? Oh, più sicuri là che se volessi investirli in un matrimonio con qualche parigino spiantatore. Oh, Dio, ce ne guardi! Ma la signora Glavary avrebbe forse intenzione di passare a seconde nozze? Non si può mai sapere quel che può passare nella testolina di un'occhetta di campagna. Oh, che storia la sua! Sembra una favola. La figlia di un misero fattore ha la fortuna di sposare il ricchissimo e vecchissimo banchiere Glavary, che 8 giorni dopo il matrimonio muore, lasciando la vedova ricca e certamente felice. E così quella occhetta è diventata un bellissimo, pardon, ricchissimo uccello di paradiso. Finito!
tuttavia dirlo vorrei. Finirla. Dovete sposarvi. Sposarmi? Oh, no, giammai. Io amo solo te. Io amo solo te. Vincete per pietà. Sapete ben che ciò non Siete andato dal conte Danilo? Con licenza di sua eccellenza,
il conte Danilo non era in casa. Che stupido! Chi? Io! Ah, è vero! Che stupido, come è vero? È vero che il conte Danilo non era in casa. Che stupido a non averci pensato prima. A quell'ora egli sarà stato certamente al club. Con licenza di sua eccellenza, il conte Danilo non era nemmeno al club. E allora dovevate cercarlo dalla sua amante. E quale? Ne ha 365. Ci avrei messo un anno. Comunque alla fine l'ho trovato. E ditelo subito. Ah, era Che Maxime, immerso in un mare di champagne e circondato da uno stuolo di splendide grisette. Cosa non videro questi occhi? Cosa non sentirono queste orecchie? Eccellenza, sareste curioso di sapere i particolari? Eh sì! Bene, no? Coscion! Comunque, appena ho riferito al conte che la patria lo voleva per un importante affare diplomatico, il conte mi ha risposto: cara patria, ti saluto, ma io di qua non posso muovermi. E perché? Perché era piuttosto alt. Altero. Alt. Alta, altisonante. Ah, era molto alticcio. Ubriaco, fradicio. Comunque alla fine mi ha promesso che verrà. Bene, bene, il conte dovrà fare in modo che i miliardi della signora Glavary non prendano il volo dalle banche del Ponte Vedro. Sì, patrimonio deve rimanere Ponte Vedrino e non cadere nelle tasche di quegli squattrinati di francesi. La soluzione più semplice sarebbe che un Ponte Vedrino la sposasse. Se è per salvare la patria, sono pronto a sacrificarmi! È arrivata la signora Glavary! Oh, mamma mia! No, 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 no! Prima io! Vado a riceverli! Vado a riceverla! Oh, a inizio l'operazione Glavary! Tutti ai vostri posti! Siamo qua, non è come questa nostra ragione, come la fra le vele, restaurerebbe. Io di Parigi un giorno no, le usanze ben apprese, le monete un giorno no, di questo bel paese. Non si può fare, non si può fare, non si può fare, non si può fare.
Bavari, un grande onore avervi qui. Oh, grazie, 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 signori. Grazie, eccellenza. Per ricambiare la vostra squisita gentilezza, venite domani sera a casa mia per una vera festa a Ponte Vedrina. Oh. Siete tutti invitati. Amate il ballo, madame? Oh, certamente. Chi mi offre il braccio? Io! Quante braccia per i miei milioni! Eminenza, voi no? Et ne nos induca sentitazione se libera nostra malo amme. Barone, il vostro braccio. Sono il preferito. Siete il meno pericoloso. Vive, essere mia! No. La sposerò io. No, i suoi miliardi hanno bisogno di dovete sposarla voi, Camille. Dovete diventare un uomo felice? Ed io rimanere una donna onesta. Se è per salvare la vostra reputazione, la corteggerò. Provate a farlo. E vi uccido! E poi vi uccido io! Aspettate, Valenciennes! Ecco, finalmente il conte Danilo salverà la patria! Padre, quanto non mi dai, ma troppe noie, troppi guai. Permetti che di notte stia, lontano dalla diplomazia. Non vedo nulla dei ceppi, se al mattino amo dormir. Perché nessun può star davver allo scrittorio un giorno inter. Se un rapporto devo far, obbligo a lavorar il diplomatico davver non è senz'altro il mio mestier. C'è un solo giorno in tutto il mese che m'è gradito ricordar, e quando arriva lo stipendio che vado a me arriverà. I soldi in tasca sono un re, non ho problemi per davvero, e per due giorni forse tre, Parigi intera a partire. Oh, da Maxima allora si è arrivato, signor Conte, a salvare la patria. Caro Niegus, sapete cosa vuole da me di tanto importante la dorata patria? Sua eccellenza accennò Parmi ad un importante affare diplomatico. Parmi, la borsa, Parmi, per farvi guadagnare parecchi milioni. Beh, Parmi. Avete capito male, Parmi, perché se si è rivolto a me sarà per spenderli. Ah, va bene, vi introduco a sua eccellenza. No. Niegus, è la quarta notte consecutiva che non dormo, non sto in piedi dal sonno. Ah, è vero. Infatti vi vedo alquanto pallido ed emaciato, allora vi introdurrò dopo. Bravo, dopo. Dopo che avrò dormito almeno 5 minuti.
Ma dove trovare un talamo adatto a voi? Un talamo? Sì. A me basta uno scrittoio. Mi basta vederne uno che mi ci addormento sopra immediatamente. Ah, allora questo divano è fatto apposta per voi, così morbido, pieno di lenzuola. Caro Niegus, avete un cuore d'oro. Se fosse d'oro, l'avrei già impegnato al Monte di Pietà. Comunque, caro Conte, come si chiama quella bella ragazza con i capelli ricci e con quell'abbondanza di dovizie? Lolo, Lolo. E quell'altra invece ancora anche con le anche... Dodò, Dodò, Niegus. E l'altra ancora con quel parapetto prorompente, fulminante. Giù. Troppe, Conte, troppe. Troppe, Niegus, troppe. Un'inflazione. Sì, Conte, bisogna avere pazienza. La gioventù passerà presto e così calerà pure l'inflazione. Forse per voi, Niegus. Ah, no, per me no. Care ragazze, via, lasciate riposare il Conte. Lolo, eccole qua. Lolo, Dodo, Giù. Clo, clo, fru, fru, margo. La 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 la. Maledetto ventaglio, l'ho perduto. Dovete trovarlo, Camille. Io sono una donna onesta e voi ci avete scritto amo solo voi. Calmatevi, Valenciennes, vi prometto che lo troverò. E allora datevi da fare. Chiederò la servitù e al signor Cromo. Ma chiedi, sì. S'il vous plaît, un altro ballo, madame. Un altro danza. Oh, signori, grazie. Lasciatemi riprendere fiato. Chi mi offre una coppa di champagne? Io. Oh, ma chi dorme lì? Danilo? Danilo Danilovic, è questo il vostro incarico in ambasciata? Anno! Pardon, Madame Glavary, come mai qui? Siamo tutti qui nei Pontevedrini per festeggiare il nostro sovrano. Continuate pure a dormire. Ma no, rimanete, sono sveglissimo. Allora è vero, vi siete trasferita a Parigi. Ah già, voglio godermi la vita parigina. Bene. E dimenticarmi il passato. Tutto il passato? E cosa dovrei ricordare? La storia di una povera ragazza di campagna innamorata del più bell'ufficiale del Pontevedro? Sapete benissimo che non fu colpa mia. E come andarono le cose? Già. Per il vostro aristocratico zio non ero abbastanza aristocratica, ma adesso che di milioni ne sono passati sotto i ponti, il vostro aristocratico zietto non avrebbe più nulla in contrario se il suo aristocratico nipote mi porgesse la sua aristocratica mano. Voi non siete mai stata così bella. Bella? Io? Ho belli i miei miliardi. Sapete bene che i vostri miliardi non mi interessano. Gli uomini si rassomigliano tutti. Quando qualcuno mi dice vi amo, so che intende amo i vostri miliardi. Per questo io vi amo, non ve lo dirò mai. Mai? Mai. Attento, Danilo. Mai dire mai. Ho trovato questo ventaglio. Chi mai l'avrà perduto? Forse il signor de Rossillon lo cercava disperatamente. Amo solo voi, ma per chi avrà scritto questa frase così romantica? Ah, sì, certamente per la baronessa Valenciennes, la moglie dell'ambasciatore, quel vecchio bue. Cosa state borbottando? Ah, una preghiera, atto di dolore, mio Dio. Mi pento, mi dolgo, tutto qua. Mi era sembrato di capire vecchio bue. Ah, vecchio, no? Ma bue, sì. Ma come, cosa? Mi sono sbagliato, eccellenza. E questo ventaglio? Datemi questo ventaglio. Oh. Amo solo voi. Eccellenza? Così audace? Ma non pensavo una frase così romantica. Ma cosa avete capito? La frase è scritta qui.
direi che questo ventaglio appartiene a una signora. Ah, che testa, che cervello, che fiume di intelligenza sovrumana. Diego, permettete, ma questo ventaglio è quello che cercava il signor De Rossillon poco il fa. Il signor De Rossillon? Amo, sono buono. Oh, ma questa è un'inflazione. Non sono abituato a certe dichiarazioni. Marrone, ma questo ventaglio appartiene anche alla mia moglie. Un po' di pazienza, mi raccomando. Questa è la prova inoppugnabile della infedeltà della mia moglie Olga e del signor De Rossillon. Oh, il ventaglio. La verità è venuta, Golla. Quale verità? Che questo ventuaglio appartiene a te, mia cara. Aiuto! No! No, ma come, cara? Non lo riconosci? È proprio il tuo. Devi dire che tu, altrimenti Cromovo uccide prima sua moglie e poi Rossillon. Oh, mi respiro. Ma certo! Ora riconosco il mio ventaglio. E chi ha scritto amo solo voi? Chi? Chi? Che mio marito? Chi altro? Chi altro? Chi altro? Chi altro? E quando è che glielo ha scritto? Quando me lo regalò. E quando è che glielo regalò? E quando glielo regalai? Glielo regalò quando glielo regalò. Oh. Eccellenza, io mi devo delle scuse. E devo delle scuse alla mia moglie Olga. Olga! Grazie, mia Olga. Cara, per la tua prontezza. Sei bravissima a fingere. Ridarò questo ventaglio con discrezione alla signora Kromov. Ma, caro, posso occuparmene io? No, no, non sarebbe delicato. Niegus, porta qui il conte Danilo. Il ventaglio è stato ritrovato. Benissimo. Ce l'ha mio marito. Malissimo. A questo punto, Camille, dovete aiutarmi e allontanare ogni sospetto. Dovete assolutamente sposare la vedova. Se è per salvare la vostra reputazione, oggi stesso chiederò la sua mano. Oggi stesso? Ma quanta fretta! C'è tempo. Ah, conte Danilo, finalmente! È più di un'ora che vi cerco. Eccellenza, sono pronto a servirla. Basta che non si tratti di lavoro. Voi dovete sposarvi. Cosa? La patria lo esige. E chi dovrei sposare? Ah, sarà un matrimonio d'amore, 20.000 miliardi. Un vero matrimonio d'amore. E suppongo che la signora con tanti zeri sia la signora... Anna Glavari. Quella... Mai! Ma che importanza ha la signora dal momento che tutti i suoi miliardi sono depositati nella Banca Nazionale del Ponte Vedro? Sì, e la banca in questo momento è in completa recessione. Inflazione. Valutazione. Ma dannazione! Importa solo che la signora non sposi un francese e che tutti i suoi miliardi rimangano nelle disponibilità liquide del nostro paese, altrimenti sarà la bancarotta. Se il problema è che la signora non sposi un francese... Lo impedirò. E come? Mi impegno a mandare gambe all'aria tutti i pretendenti. Anna Glavari deve sposare un pontevedrino e questo sarete voi. Mai! Perché? Ma, Sua Eccellenza, perché la mia filosofia è innamorarsi spesso, fidanzarsi qualche volta, sposarsi mai. Signori! Donna Glavari ha deciso, sceglierà uno dei suoi pretendenti. E potrebbe essere un francese. Hanno deciso di ballare sul cadavere del nostro paese. Eccellenza, lo impedirò. Oh, la patria vi sarà riconoscente. Thank you.
e suoi migliori. Sì, non posso nessuna pena, ma saprò farmi andar via, ma saprò farmi andar via. Una tattica si impone di una pronta diversione. Nessuno si sente la tavola di quello che stanno a votare. La donna per essere felice all'uomo vuol essere egual. Ora eccone una elettrice, ma il voto è non se ne va. Uacitando, propagandando, il mio programma è questo qua. E le gente cascherà, e le gente sempre osh. Io sono bello, di sì. E le gente cascherà, e le gente sempre osh. Io sono bello, dite di sì. Che questa signore e Dio mi sa molto ostent, vi par del carattere nuovo la donna la grazia gentil, ma se il mio voto volete e farlo posso astensión, e tale farò l'elezione e il mio dover compirò. Racitando, propagandando, le vostre gare sono nate già, son però di mio amo, cerca il candidato. No, signore mie, andar come volete, non due tutti. E per sio, pronto io son. Proprio al punto buon. Venite or su, sirene della danza, e nel vale serva girate, dolcemente sbucciate il vostro piedi, poi l'alzate il val serva servimin. Venite or su, sirene della danza, impazienti ballerini, una schiera qui vedete. Come mai, come spine sei fior, e più dolci e soavi.
Avete letto ed un mio
signora Glavari, sono entusiasta, commosso. Tutta l'aristocrazia parigina è intervenuta. Non avete ancora visto il meglio? Ospite d'onore sarà una gran diva italiana. Sì, la diva di cui tutta Parigi impazza. Vedrete voi stessi fra poco. Tutti i nostri connazionali sono presenti. Tutti tranne il conte Danilo. E perché il conte Danilo non è qui? Perché i conti non tornano mai. Il conte Danilo ama frequentare altri locali, ma io avrei una sorpresa per il signor conte. Nel frattempo mi accompagnate voi, signori? Prima io! Niegus, non è il momento di scherzare. Ci sono troppi mosconi attorno alla signora Glavari, come per esempio il signor de Rossillon. Il signor de Rossillon? Proprio no. Che ne sapete voi? Perché io, essendo la spia del Pontevedro, il consigliere, osservo, scruto e so per certo che il signor de Rossillon è perdutamente innamorato d'una donna stupidamente maritata. E chi sarebbe? La vostra! Cosa? La vostra astuta diplomazia riuscirà a scoprire la fedifraga. Troppo facile, Niegus. Già me la immagino bella, giovane, annoiata, maritata ad un vecchio che la trascura indaffarato. Noioso, polso, stanco! No, non per forza, Niegus, sarà solo un povero bue rimbambito. Tirchio avaro! Repellente! Mi pare di vederlo! Io lo vedo benissimo! Che suono è, eccellenza? È il suono della caccia alla volpe. No, il suono del corno e basta. Ma basta un corno, ma dove sarà il conte? Sarà di nuovo da Maxim? Ho fatto arrivare qua, appunto per noi. La nostra cara diva, la nostra Linda, che naturalmente è la padrona di chez Maxim. E così il famigerato locale resterà chiuso per qualche ora. Famigerato locale? Chez Maxim? Tre chic. Altezza, sono lieta di unirmi al vostro piano per salvare il Pontevedro. Madame Linda, è un piacere conoscervi di persona, finalmente. Grazie. Tutta Parigi parla dei vostri spettacoli. E delle vostre ragazze. Sono 39 anni che mi occupo del mio locale. Ho imparato a selezionare dipendenti e clienti. E noi quando saremo selezionati? Domani gran soirée. Lo volete un tavolo? Sì. A patto che ci aiutiate con il conte e la vedova. Contate sulla mia esperienza, grazie. Contate su di me. Grazie. Sta arrivando, guardate, sta anche arrivando. Buonasera. Ma come ho potuto arrivare tardi? Che gioia, conte, vedervi tanto solerte senza fare attendere la patria. Madame Linda, non vi farò attendere mai più. Conte, il piacere non deve mai attendere. Domani sera grandi spettacoli vi aspetto, vi aspetto. Conte Danilo, la situazione è gravissima ed io sono molto preoccupato. I pretendenti alla mano della signora Glavari sono molti e qualcuno può essere molto pericoloso. Chi, per esempio? Per esempio Camille de Rossillon. Sua eccellenza, contate su di me. Avete qualche indizio? Caro conte, a voi di scoprire il segreto di questo ventaglio che il signor de Rossillon cerca con tanta ansia. Amo solo voi. Oh, se sparsa la voce, sono famosissimo. Anna, sono tanto preoccupata. Perché? Perché sono 6 mesi che non pago l'affitto. No, ma cosa dici? Sarò costretta a chiudere il mio locale. No. Voi che siete piena di milioni, potete aiutarmi? Ma cara mia, certamente. Posso contare su di voi? Assolutamente, non vi preoccupate. Grazie, grazie, che santa donna, che santa donna piena di schei. Signore e signori, la mia ospite è arrivata, la diva italiana. Thank you.
di seta dei pizzinti Bruxelles, un getto di diamanti sottil come uno stelle. Questo è fru fru bel nome che di un cancella più, persino nei miei vesti lo san e fan fru fru. Il biondo vino che spuma mi mette l'estasi nel cor col suo profumo sfuma ogni cosa di pudore. Fru fru del tabaret t'impongon la virtù, però sei sempre tu, fru, fru. Nel tuo palagio austero non fai che sospirar compagni allegre bevi. Chiudete pur l'augel in una gabbia d'or, risonia sempre il suo bel ciel. La gabbia di serrore provatevi a scordare, l'augello c'è più esibizione ebra di talento. Grazie barone, grazie. Oh, mia cara, sono onorata di averti qui, la tua apparizione ci porta gioia. Grazie Anna, grazie per questo invito qui a Parigi, rivedere gli amici, i luoghi più cari. Oh Parigi, Parigi con i suoi locali. Maxime, chez Maxime, voglio ritornarci subito. Sì, magari domani, nel frattempo andiamo di là, abbiamo un sacco di cose da raccontarci. Eccellenza, questa diva italiana mi interessa moltissimo. Dobbiamo seguirle, andiamo. Offrirle da bere. Andiamo, andiamo. Andiamo. Signora Praskovia, che piacere vedervi. Oh, Conte, come vi vedo in forma. Signora, avete per caso smarrito qualcosa di personale? Personale? Proprio no. Signora, siamo in confidenza. Leggete. Amo solo voi. E chi l'avrebbe scritto? Il vostro amante. Che?
Saint Brioche? Proprio lui. Guardate cosa ha scritto sul ventaglio della vedova per chiedere la sua mano. Ah, grazie, conte! Ah beh, adesso vado a casa e se la vedrà con me, lo uccido! Quel deficiente ci penso io! Beh, ho trovato lui, ma devo continuare a cercare una lei. Conte Danilo, come vi trovo in forma? Signora Sylvien, che piacere vedervi! Il piacere è tutto mio! Forse non sarà un piacere sapere che qualcuno vi inganna, il vostro amante! Chi? Gascad? Proprio lui! Guardate cosa ha inviato alla Glavary per cercare di sposarla! Sto eta! Amo solo voi! Gascad? Traditori! Pedifrago! Me la pagherà! Ed ecco che ne ho trovate due, ma nessuna delle due è la padrona del ventaglio. Conte Danilo! Che cosa nascondete così gelosamente? È un magnifico ventaglio ed è anche molto interessante, ma guardate cosa c'è scritto. Amo solo voi. E voi mi rendete la donna più felice di questo mondo! Oh, da tempo aspettavo questo momento! Finalmente posso dirvi anch'io, senza arrossire, conte, anche io ma vi amo! Ma signora, ridatemi il ventaglio! No, non mi toccate, no, non mi baciate! Potrebbero vederci! Vi aspetterò là, in giardino, al buio della notte, alle 22 esatte, e là, potrò aprirvi. Che cosa potrò aprirvi? Il mio cuore, e là, potrete cogliere un fiore, è il mio. Signora, ma ridatemi il ventaglio, per cortesia. Guarda che t'aspetto! Siete avvisato, rinunciate alla vedova, siamo già in parola. Ma rinunciateci voi, Madame Glavary va m'épouser, siamo impegnati. Cari signori, buonasera. Temo che alla vedova interesseranno molto certe storie trapelate sul vostro conto. Sul mio conto? Sul mio conto. Su quello di tutti e due. Cosa c'entra il mio conto in banca? Beh, pensate al vostro! Sul vostro conto personale, non certo sulle vostre moribonde finanze, mi è stata riferita una vostra relazione adulterina con la signora Praskovia e di una vostra relazione pericolosa con la signora Sylvien. Maledizione! Come avete fatto a sapere? Beh, la diplomazia è il mio mestiere. Vi sarete un gentiluomo, spero. Vi sarete discreto, io spero. Certamente siamo in amicizia, ad una condizione però. Dite. Girate alla larga dalla vedova per sempre. Se per salvarmi da uno scandalo, accetto. Se per salvarmi da un duello, accetto. Bravo. Ho anche parlato con il nostro cardinale apostolico che provvederà a confessare alcuni vostri peccatucci. Di che cosa state parlando, signori? Oh, niente, eccellenza, di come un marito deve comportarsi con una moglie infedele. Oh, è un problema che non mi riguarda. Tutti conoscono la fedeltà di mia moglie. Oh, tutti. Ma le donne. Con le donne, state a dir, se pur tutte hanno le gonne, non per regola perciò, per avere dalle donne fedeltà, e si fa, è una scienza inesplorata, tanto precise al su, vuol essere ossequiata, ma così, così, e sempre accarezzata, sì, così, un'altra comandata così, sì, così, e se anche occorre sfuggire
strada, sì, così, 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 e vuol la terra esser baciata, sì, così, 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 la terra indiavolata, sì, così, 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 e vuol all'arda forse nata, sì, così, così, così. Donne, donne, entre fuori mistero e stessor, donne, donne, per vive, che non finta il visito tutto c'è, dallo sguardo più dolce del mie, rosse brune, corvine, biondine, che fa l'uomo sempre burlato sarà. Donne, 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 salutarvi pour toujours. No. Madame Glavary, devo tornare alla mia terra. Ma come sarebbe a dire? Devo partire pour la guerre. Devo tornare alla mia terra. Ma dite sul serio. Poserissimo. Dispiaciutissimo. Danilovic, state facendo da spaventapasseri per far scappare i miei spasimanti? Ah, sicuramente non io. Ah, eppure ho questo sospetto. Tenetevelo. Un colò! Sì. La danza della nostra patria! Scusa, caro. Nostalgia della nostra terra. Ma voi come fate per dimenticare? Dove andate? Avrete un grande successo.
Mi basterebbe entrare e tutti gli occhi saranno puntati su di voi. L'orchestra attaccherà un valzer e qualcuno vi inviterà a ballare. E ballando tutto si dimentica. E perché? Ma perché la danza ci fa capire tutto senza dire niente. Eccellenza, eccellenza, è arrivato questo telegramma urgente dal Pontevedro. Volete che ve lo legga? Sì, certo, leggetelo. Ma è cifrato. E voi decifratelo. Ma è cifrato forte. A, C, C, B, 2, K, R, cane. Pi greco 2, K, 2, barbone. Cane, barbone. Cane barbone, ma chi è diretto il telegramma? A voi, eccellenza, guardate. A me cane barbone, ma... Mamma mia, 4C, 4C, 6A, 9B, caro barone, che cane barbone. Avrò sbagliato razza. Scusate, caro barone... Purgatevi, sì, siete un po'... No, preoccupatevi. Scusate, caro barone, preoccupatevi onde salvare Prostra Natria. Prostra Natria? No, un altro errore. Oltre a salvare Patria Nostra. Riepilogando, caro barone, preoccupatevi onde salvare nostra patria. S punto, M punto, senza moneta. Senza moneta, ma no. Scusa. S punto, M punto, senza mutande. Senza mutande, Maniegus. S punto, M punto, sarà sua maestà, ma che senza mutande. Oh, mi avete fatto venire un mal di testa, Ho come due chiodi qui. Come due punti. Che vorrebbero uscire. Sì, esatto. Usciranno, eccellenza, usciranno. Diego, sua maestà, conta su di noi. L'operazione vedova deve concludersi oggi stesso. Che ore sono? -20.
Ho chiesto che ore sono. Meno 20. Ma di quale ora, Diegus? E che ne so, sono una lancetta sola. Oh, Diegus. Valenciennes, se per obbedirvi vi dimenticherò, datemi almeno un ricordo di voi. Il nostro ventaglio qui. Avete una penna? Certo. Lasciatemi che scriva un'altra cosa. Io sono una donna onesta, ma come... Prudenza, Biam! Oh, che pazienza! Io voglio sì, vi sposerete, ed oggi stesso, madonna, parlerete. Oh, Valenciennes, voi mi spezzate il cuore!
adesso ci appara. Sì, sì, da quel chiosco sei gentile, forte, forte a me ti stringe. Scabroso le donne studiano la 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 la. Oh, ma cosa vedo? La baronessa Valenciennes con Camille de Ancillon. Cosa state spiando, Niegus? Stavo grattandomi la schiena, eccellenza. Stavate facendo il voyeur, Niegus. Una bella donna? Oh, ci sono lavori in corso. Fatemi vedere. Ho vietato l'accesso ai non addetti ai lavori. Sono curioso. Tenere lontano dalla portata dei bambini. Diamine, Niegus, devo sapere che accade. Sarà forse la donna stupidamente maritata? Con un uomo. Che non è suo marito. No, ma che è qua? Qua? Mi è arrivato! Sta per arrivare, eccellenza! Non creiamo scandali! Fuggiamo! Scappiamo! Appunto, voglio sapere! Il seduttore sarà sicuramente il conte Danilo! Il conte Danilo proprio no! Ah, finalmente risolveremo l'enigma! Andate a controllare che non scappino! Via, via! Eccellenza, ma cosa state facendo? Ho buone notizie per voi! Caro conte, sapete chi c'è nel padiglione? No. Il signor de Rossillon con una donna peccatrice! E chi è? Non lo so, non si riesce a vedere. Lasciate vedere me, conosco tutte le spalle del Pontevedro. Aspettate! Si gira! Chi è? Un attimo, si gira! Chi è la pedifrega? Mia moglie! Sua moglie! Gente, aiuto! Sua moglie! Eccellenza, state calmo, non può essere! Mia moglie infedele! Ma siete sicuro? Lasciatemi abbattere questo padiglione! Anna e Camillo! Cieco non sono, visto ben! Stordito son davvero, Anna e Camillo! Forse io poi la farsi fa. E mia moglie dov'è? Cerchi! Non connetto più! Che cuore ti parla di su? Ma Anna e Camillo! Tranquillo siate al fine! Io vidi da una donna poco fa, guardando dentro il padiglione. Il vero meglio sui e ora il con le mie orecchie, no. Quel signor alla signora parlar d'amore. Che la mia moglie avrei giurato. Voi vi accomodate, signore, per voi.
io vedo, so udir, ne posso parlar. Entri
triplice mutare, poi in guerra generale. Nell'equilibrio europeo gli sposi conto non si dana, eppur convien tenerli in vista, e qui mi tocca dichiarar che la signora a quanto par è troppo libero scambista, e ciò vuol dire negarlo e van che noi d'anzian sull'orlo d'un vulcan. Crudele, la mano ad un altro donò,
e alla principe all'orta le affronto. Un poco eccessivo sembrò. Mia cara e regal principessa, così ti buttasti davver in fascio con l'altre civette, così ti lasciasti cadere. Ma ch'io ne soffra, tu credi? No, sull'onor mio, a ciò neppur penso sognando. Cioè il principe disse, e non io, e poi questi ancora soggiunse, vien pure il tuo bel sposino. E per la sua strada andò via, io fo come lui, addio. Faut pas, faut pas.
Pronto? Buonasera. Come? No, questa non è l'ambasciata del Pontevedro. Questo è il cabaret Chez Maxime, il posto più lieto di Parigi. Come chi parla? Sono Madame Linda, la proprietaria. Avete prenotato? No? Allora non c'è posto. Abbiamo degli spettacoli meravigliosi e noi qui ci divertiamo da morire e abbiamo una parola d'ordine. Savoir vivre! Alla sera la città di Lumière diventerà, l'alta società scortando va per le strade ed il boulevard, mentre io senza dannar, non sapendo cosa far, stavo sul balcon a guardare ancora la straordinaria vision. Statemi bene a sentir, che non voglio dir, sta, no, te, faccio il Parigi, divento un gran signore, mi voglio divertir, sera e mattina, stanotte faccio il Parigi, e ricomincerà la mia felicità. Lo diceva il mio papà, squattrinati non si sta, sarà meglio allor un impiego, sai, e sembrare un re giammai. Ho obbedito al mio papà, non attendo eredità, ora nel taschi ci sono dei quattrin, quanto son belli soldin. Statemi bene sentir, critiche non voglio dir, sta, no, te, faccio il Parigi, divento un gran signore, mi voglio divertir, sera e mattina, stanotte faccio il Parigi, e ricomincerà la mia felicità. Andate, abbiamo due ospiti meravigliose questa sera, la baronessa Valenciennes e la diva italiana, italiana come me. Ah, Italia, ho lasciato qualcosa in Italia, il mio cuore e anche qualcos'altro. Che meraviglia, che profumo d'amore, che passione lettone, e tutti loro garderobe. Nell'armadio delle signore coquetteria volontà, ma è vietato con le zampe avvicinarsi per toccare.
d'altre reggiseni mi fa l'occhio tante cose seducenti turbamenti dei come lei altri e certene lo vorrei quando sto per acchiapparmi pensar devo esquise moi quando sto per acchiapparmi L'angerie battie, non ti posso scordare. Quando sogno con te, sento bruciare il cuore. O tu piccio il nastrino, appena posso sperare. Al posto tuo, io con piacere vorrei star l'angerie de matine non ti posso scordar non ti posso scordar quando sogno con te sento bruciarmi il cuore gli occhi con loro. Ragazze, non deludeteci, è il momento di far impazzire tutta Parigi! Signorine, mi sei di Parigine, tu, 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 tu.
gli amici allegri per un'ora o poco più, poi torniamo tic tac al passeggio su e giù. Si ripiace, signorine, nelle sere maritime. Ci sono italiana, mi intriga moltissimo, devo assolutamente avvicinarla. Prego, signora, vuole accomodarsi al mio tavolo? Caro Niegus, io sono abituata a volare alto. Le aquile non giocano con i colombi. Cercatevi un altro volatile. Ho capito che la diva cerca un volatile molto in alto, ma io la sconvolgerò con un grosso e formidabile volatile. Grazie. Ed eccoci, avete caldo? Dovete consumare champagne, perché devo pagare i debiti, sennò Maxime close, chiude. Allora, è il momento adesso di uno spettacolare trio. Prego, ragazze. Thank you.
Devo aver lasciato la zanzariera aperta. Perdonatemi un secondo, sento uno zio. Lei sarà la mia mosca e io il suo moscone. Il sage des joues mongoles plus en mon cas de ces moments. Je n'ai droit qu'au bordonnement. Je n'ai droit qu'au bordonnement. Chanson, la touche, chantons ma chanson. De te forcer à l'entrée, et l'âge fait ses mots de prison. La plus prise
rire, des deux n'étaient pas le compare. La plus prise des deux n'était pas le compare. Chante, 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 chante. Danilo, finalmente riesco a parlarvi. Il momento è supremo. Dovete aiutare la patria. Se la Glava risposerà a Rossillon, la bancarotta del nostro paese sarà inevitabile. Ma cosa volete che faccia? Anna non mi ascolta più. Basta parlare di lavoro. Vabbè, al Daxim ci si diverte. Thank you.
Maxim. Complimenti, bambine, siete meravigliose. Vi sono piaciute? Molto! E allora è il momento del bis! Anna, Anna, che piacere vedervi qui. Conte, mi dispiace di disturbarvi nei vostri divertimenti, ma ho voluto concedermi questo svago prima delle mie nozze. Signora, devo parlarvi di una cosa molto importante. Signora, io vi proibisco di sposare il signor De Rossio. Me lo proibite? Sì. E in nome di cosa? In nome della patria. La patria?
Signora, i vostri milioni devono rimanere nelle casse del Pontevedro. Il Pontevedro non perderà i miei milioni. Io non sposerò il signor De Rossi. Ah, no? E il vostro incontro nel padiglione? Nel padiglione non ero io. Ho preso quel posto per salvare la reputazione di una donna sposata. E perché me lo dici soltanto adesso? E perché? Ma come perché? Ma io non ci capisco più niente. Devo farvi un annuncio molto importante. La signora Glavari non sposerà più il signor De Rossio. Bene, benissimo. La storia del chiosco aveva semplicemente sostituito un'altra signora, una signora sposata. Eccellenza, ho trovato questo ventaglio nel chiosco. Ma questo ventaglio è un'ossessione. Ma questo è il vostro ventaglio. Dunque, la donna del padiglione eravate voi, fra noi è finita. Non precipitate, caro, leggete. Ma ho già letto la frase che prova la vostra infedeltà. Insisto, leggete. Amo solo voi. Sotto,
amo solo voi. Io sono una donna onesta. Oh, perdonatemi, Valenciennes, se ho dubitato di voi, non avrei mai dovuto. A questo punto chiederò io la vostra mano. Oh, no, 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 la chiederò io. Oh, signori, la vostra proposta mi onora, ma debbo informarvi di una clausola del testamento del mio defunto marito. Quale clausola? Nel caso in cui convolassi a seconde nozze, perderò tutti i miei milioni e tornerò povera contadina. Ripensandoci, il matrimonio è una cosa troppo volgare. Riflettendoci, sono ancora tre giovane. Addio, addio. Anna, ma allora diventeresti povera come me? Già. Ma allora posso finalmente dirtelo, Anna. Vuoi sposarmi? È sempre stato un idealista! Nani, no! Mi sposi anche senza i miei milioni. Ma certo! Accetto! Congratulazioni, monsieur le comte! Sposato a una contadina! Sì, 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 ma nel testamento c'è anche un'altra clausoluccia. Un'altra clausola? Ma questo è un testamento a puntate! Nel caso in cui convolassi a seconde nozze, tutti i milioni da me persi passeranno direttamente nelle disponibilità del mio secondo marito. Anna, io ti amo e ti amerei anche se i tuoi milioni fossero... Il doppio! Scopo! Son dell'uomo la disperazione, fuori mister sempre sonna.
Thank you.